Proprio i colleghi che più siamo abituati a questo tipo di lavoro siamo veramente propensi a scherzare anche sui rischi, non a sottovalutarli, a scherzarci sopra per tentare di esorcizzarli in qualche maniera. Agostino diceva semplicemente: se tu sapessi quello che io faccio, non saresti qui a parlare. Non mi diceva che faceva la scorta Borsellino. Io non sapevo chi era con Borsellino, non lo sapevo. Quando noi facciamo la scorta a qualcuno, per prassi non va detto. In più, nel fatto particolare, ovviamente si avvertiva questo pericolo concreto, quindi magari è una forma di autotutela per i nostri cari. Fabio non mi parlava mai del suo lavoro. Io gli dicevo: no, io non voglio che tu fai questo lavoro perché mi preoccupo se dovesse succedere qualcosa. E lui mi diceva sempre: mamma, non mi succederà niente. Non ti preoccupare, non mi succederà nulla. Una frase di un giovane di 22 anni per rassicurare una madre che neppure immagina quanto sia pericoloso il lavoro del figlio. A Palermo, in quell'anno terribile, il 92, la mafia ha deciso infatti di sferrare l'attacco allo Stato con un'azione clamorosa e senza precedenti. È un pomeriggio di primavera, sono le 17:58 di sabato 23 maggio. È il giorno e l'ora della strage di Capaci. A nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato. Non immaginavo che potesse succedere una cosa del genere, almeno nel mio immaginario, era una cosa lontana anni luce. Dovevano andare a prendere a Falcone all'aeroporto e mancava un poliziotto. Diceva: bene, a posto suo ci vado io. Nello stesso tempo che si stava preparando, ha telefonato forse a sua moglie per dirci: vengo più tardi, non lo so. Quello è rientrato, così non c'è andato mio figlio. Questo me l'ha raccontato. Dice: a posto di lui c'ero io. Dice: ci dovevo essere io, mamma. Ci si vede che non eri destinata, mamma. Chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro. Noi eravamo nell'autostrada, mi trovavo io e mia figlia quando è arrivata la notizia, già era vicino che si è sentita questa strage di Falcone e ci siamo veramente ammalate per il dispiacere. Tutta la cittadinanza avvertì l'enormità di questo attacco. Attacco a un uomo dello Stato, ma attacco all'intera società civile. Era stata fatta saltare in aria l'autostrada che collega Palermo all'aeroporto di Punta Raisi. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Ricordo che diede proprio un pugno sul tavolo
per la rabbia, per la disperazione. Mentre guardava in televisione quello che era successo, diceva: quello che mi fa rabbia è che non possiamo difenderci. Non possiamo difenderci. Decisi di non andare sul luogo dell'attentato, di andare direttamente in ospedale. Dove trovai Paolo Borsellino appoggiato, ricordo bene, con le spalle contro il muro, la parete dell'ospedale, col capo chino che fumava una sigaretta. Quel giorno non aprì bocca, ricordo lo accompagnai io poi a casa con la mia scorta, visto che appunto lui aveva perso un po' i contatti con la sua, e non trovava neanche in tasca le chiavi di casa per salire su, quindi era proprio totalmente sconvolto. Sono al festino, mi sono divertito. Poi dopo un anno che lui era morto, ho visto in televisione Agostino che portava la barca. Ecco purtroppo, caduto ora il giudice Falcone e con lui la signora Francesca Morvillo, magistrato anch'essa, e i tre agenti di polizia della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani. Possiamo chiederci se questa istituzione delle scorte non sia ormai da considerare pressoché inutile, se tali sono i mezzi di offesa adoperati dai criminali. Il grido di dolore dell'arcivescovo Pappalardo riecheggia in una Palermo attonita. Le sue parole così dure e severe dicono anche lo sgomento di una città che si sente impotente di fronte alla nuova offensiva della mafia. Tutti gli occhi adesso sono puntati su Paolo Borsellino. È l'amico di sempre di Giovanni Falcone, il suo confidente, il suo collega più fidato, l'unico in grado di raccoglierne l'eredità. Ma Paolo Borsellino sa che per lui è iniziato il conto alla rovescia, sa che la prossima vittima predestinata è lui. Ma con lui lo sanno anche gli agenti che lo proteggono, sono i 57 giorni di Borsellino e della sua scorta. Per le strade non c'era più quella allegria, quella serenità. Si avvertiva che era successa una cosa molto, molto grave. Dopo la strage di Capaci, tutti noi ci siamo resi conto che eravamo di fronte a un tipo di aggressione a cui non eravamo preparati. Ormai si era capito benissimo che dopo l'omicidio Lima e la strage di Capaci, Cosa Nostra aveva lanciato l'offensiva nei confronti delle istituzioni. Ci interrogavamo chi sarebbe potuta essere la vittima successiva a quella di Capaci. Tutti parlavano di Borsellino. In effetti tutti avevamo questa paura, questa preoccupazione. Dico, anche le persone così, il semplice cittadino capiva che Paolo Borsellino poteva essere immediatamente il successore. Il gruppo della scorta di Borsellino era composto da sei elementi. Sono arrivato alla scorta appunto il 31 di maggio. Dopo la strage di Capaci,
Mi hanno assegnato quasi subito al giudice Borsellino. Dopo la strage Falcone, la scorta è raddoppiata, quindi erano 6 persone per turno nell'arco di tutte le 24 ore.